Bologna Fiera Zoomark International 2021. Adesso prosegue il nostro viaggio dentro questa manifestazione così stimolante e anche divertente e andiamo a incontrare Nelly Oliva e Maurizio Merini dei Overline. Allora, come mai sei qui oggi tu? Allora, noi siamo qui perché come azienda leader nel settore stiamo presentando le nostre ultime novità. Abbiamo la linea cosmetica naturale che usiamo sia nella nostra toelettatura, che distribuiamo comunque anche nei centri di toelettatura anche dei miei allievi, nei negozi pet e soprattutto presentiamo anche la vasca spa, che tu sai noi abbiamo portato l'innovazione dei trattamenti con idromassaggio e ozono nel campo della toelettatura. Merini me ne dovrebbe costruire una in miniatura per i miei di Nanetti. Sì, sì, infatti. Senti Nelly, abbiamo visto insomma un po' girando la fiera che ci sono molte novità proprio sul settore green, sulla sostenibilità, sul biologico. Tu hai detto adesso che state presentando una linea tutta naturale. Sì. Quali sono le richieste che vi arrivano maggiormente da questo punto di vista e come sta cambiando anche la vostra offerta proprio in funzione di una sempre maggiore sostenibilità dei prodotti per gli animali? Allora, è vero, fortunatamente anche per aiutare anche l'ambiente abbiamo fatto una linea completamente naturale con tensioattivi naturali che sia per il benessere dell'operatore che lavorerà con l'animale che per la vita dell'animale stesso. C'è anche da dire che molti degli animali che sono con noi vivono in città come noi e quindi raccolgono anche giornalmente camminando tante cose tossiche dagli scarichi delle macchine, polveri sottili, quindi anche il bagno deve tenerne conto di questo. Brava Marzia, noi ne abbiamo parlato tantissime volte in trasmissione da te, che gli animali camminando proprio a pari dello scarico delle macchine sono aggrediti dallo smog, da polveri sottili e insomma la loro cute viene attaccata da queste, non mi viene la parola, polveri, sì. Che, allergeni. Ecco appunto, che insomma rimanendo intaccate sulla cute poi provocano tante problematiche tra cui anche le allergie e le dermatiti. E quindi tramite questi prodotti e grazie anche alla Vasca Spa la loro cute viene completamente trattata, pulita e l'animale vive meglio. Ecco, un'altra novità, una cosa che si sta affermando, che prima era un po' meno conosciuta, è proprio la vasca spa, no, per i cani, perché uno dice, ma che porta il cane in spa? Invece, che cosa fa? Perché non è solo l'ozono, ma la vasca spa ha anche delle altre funzioni. Sì. Abbiamo la cromoterapia che comunque aiuta a rilassare l'animale e l'idromassaggio che va bene soprattutto anche per stimolare la circolazione, riattivare la circolazione in modo che così l'animale, il pelo dell'animale cresca anche in fretta e va benissimo per i cani che fanno sport, l'idromassaggio è come quando uno va in seduta spa e ci rilassiamo, la stessa cosa, l'animale insomma ha proprio dei benefici a livello cutaneo e anche di muscoli con l'aiuto delle bolle e dell'ozono. Siamo sempre allo stand di Merini e Overline. Sì. E perché tu sei Maurizio Merini, ecco. Ovviamente per chi non ti conosce di Bestia che Giovedì e hai una specializzazione nel senso che fai il cosmetologo, certo, vero? Sì, io sono, diciamo originariamente sono zoologo. Sì. Ho studiato medicina, ero appassionato di chimica e poi ho iniziato a fare dei prodotti cosmetici e piano piano, avendoci proprio l'amore per gli animali, mi sono dedicato totalmente agli animali da tanti anni. Senti, in questo mercato abbiamo visto un po' anche girando la fiera, sì, che ci sono tanti prodotti adesso green sulla sostenibilità che in qualche modo sono più attenti non solo alla salute dell'animale ma anche all'ambiente. Certo. Quanto è importante la ricerca nella formulazione di un certo tipo di prodotti? Allora, è importantissima, anche noi stiamo studiando da anni proprio su questo fattore, abbiamo infatti realizzato una linea cosmetica con derivazione totalmente naturale, con tensioattivo di origine naturale, con vitamine, ginseng, camomilla,
tutte sostanze proprio al massimo della naturalità, che portano dei benefici all'animale, hanno una biodegradabilità più alta di quelli di prima, hanno una permanenza sull'animale ancora più attiva, quindi svolgono un lavoro migliore e producono meno, diciamo, scorie. Come... Quanto è difficile poi immaginare dei prodotti, perché si fa presto a dire i prodotti devono essere sostenibili, certo, no? Certo. Quanto è difficile poi abbandonare magari il tensiattivo che fa la schiuma, che è bello, bravissimo, che il proprietario dà, e questa sensazione dice bello, mi ha fatto tanta schiuma e mi pulisce bene. Come poi si riesce a mediare tra le due cose? Bravissimo, hai fatto una domanda, proprio, hai colto proprio il punto. Molte persone sono abituate alla schiuma, fai la schiuma... che è stata con noi per tantissimi anni, adesso comincia a scendere. Il fatto è questo, perché la schiuma è prodotta da un tensioattivo aggiuntivo, non è il tensioattivo che lava, è il tensioattivo che fa schiuma. Quindi il fatto di vedere schiuma non vuol dire che lava di più, è un fattore, diciamo, ottico che, diciamo, ci hanno insegnato in questi anni. Vabbè, ci hanno viziato con la schiuma. Ci hanno viziato alla schiuma, però la schiuma non è quella che lava, la schiuma è quella che dà, diciamo, l'informazione all'occhio, ma quello che lava è il potere lavante del prodotto, quindi il tensioattivo base, che adesso è diventato bio, ha tutta un'altra resa, ha tutta un'altra... Quindi non è che lava di meno, diciamolo ai nostri spettatori, lava meglio lavante, o uguale? Lavante, sì, è meglio o uguale anche a quello di prima, solo che abbiamo meno scorie per quanto riguarda l'ambiente, anche per la pelle, per l'animale è più tollerato, perché sono tutte sostanze naturali, camomilla, diciamo, come dicevamo, la cheratina per il pelo, per la pelle, il ginseng, tutte queste cosine così che danno proprio un aspetto innovativo e funzionale all'animale.